Ciao a tutti ragazzi, sono Cerofisis e quest'oggi siamo qui in questo nuovo video di PixArk. Nello scorso episodio ci siamo trasferiti qui e abbiamo costruito la casa a cubo che, come vi avevo promesso, è espanso e ho fatto diventare una casa composta da tre cubi. È stato un casino perché questi blocchi qua sono buggati da piazzare, infatti devono avere per forza sotto questo coso qui. E qui metterli sul soffitto è stato davvero difficile, però alla fine ce l'ho fatta. Comunque ho messo anche il mortaio, con cui possiamo fare delle robe inutili, perché pensavo che ci si potessero fare i narcotici, ma no. Poi ho messo anche questo qui, con il quale magari facciamo un pochino di carne. E una chest. Vediamo un po'. Qui cos'è che c'è? Legna, guarda qui, ci ho buttato tutto. Allora, prendiamo un pochino di cose perché voglio fare assolutamente un po' di frecce per l'arco. Possiamo fare 18, ma magari ne faccio anche qualcuno in più. Oh, la luce allora mi fa passare, mamma mia. Pesa 30 tonnellate, non la posso smuovere lì, fissa. Vabbè, rimani qua, intanto non mi dà fastidio. Quest'oggi voglio andare a cercare quel minerale maledetto che ho scoperto che spawna ovunque. Ah, forse nello scorso video non ve l'ho detto, ma stavo cercando un minerale che è tipo il copper, ma non si trova da nessuna parte. Da qualche parte dovrebbe starci, ma non lo trovo. Quindi voglio andare un po' in giro, anche magari dalle parti delle palude che dovrebbe essere non so dove, e vedere se lo trovo. Nel frattempo prendo anche un po' di legna per fare delle frecce. Ok, sono pronto. Ho equipaggiato le frecce narcotiche. Così si trova un raptor, perché di solito ce n'è pieno nella palude. Lo provo ad addomesticare. Comunque, andiamo un po' in giro. Quel minerale dovrebbe trovarsi sulla roccia, quindi non qui, ma magari su delle montagne, ma per ora non se ne vede. Vediamo un pochino se nei biomi più difficili si trova più spesso. Sì, ragazzi, credo di averlo trovato. Oddio, guarda qui quanto. Sì, se lo posso prendere. Copper ore. E questo che cos'è? Un altro? Carbone. Che fortuna. Carbone forse si può usare per cuocere le cose. Mamma mia. Finalmente l'ho trovato. Non avete idea di quanto ho girato. Ah, caspiterina. Ok. Ne piglio parecchio. Vediamo un po' se ci posso già fare gli utensili. Allora, copper. Perché non so se già l'ho imparato. Ma proprio qui devi stare. Che se per sbaglio ti sfioro col piccone ti incavoli come non so cosa. Vattene via. Ma lì c'è un essere volante. Fa vedere un po'. Magari riesco a colpire. Ma è tipo un pipistrello, sì, uno Zubat. Che... dove va? Tranquillo, tranquillo. No, Ciccio, non mi devi venire da... Fermo! Dov'è? Passivo. Ok. Ce la posso fare. Su, via. Quanto è potente sto pipistrello del cavolo? Mamma mia. Quante frecce c'ha in testa? Le ho quasi finite, è l'ultima. È morto. Dai, le ho sprecate tutte, alla fine l'ho ucciso. Che tristezza! Vabbè, comunque, ho raccolto parecchio rame, adesso torno a casa, voglio vedere se riesco a farci qualcosa. Il mio povero amico qua è quasi morto. Lasci perché qua c'è un coyote. Muore. No! Per un pelo mi stava per ammazzare! Povero amico mio, stai bene? Fa vedere un po'. Di cibo ce n'ha, ma sta per morire, poverino. Ci dirigiamo lentamente verso casa. Che cos'è quello adesso? C'è un dilofosauro, ma perché stanno spawnando creature orripilanti proprio? Vabbè, cerco di tornare a casa lentamente. Anzi, quasi quasi, tu stai qui tranquillo e io cerco di prendere quel dilofosauro lì. Allora, devo prendere un po' di bacche narcotiche prima. Che cos'è? Oddio! Ma è un compi!
Quanti? Vieni qua. Posso domesticare il compi? Proviamo, tieni. Guarda che bellino che è. Ok, comunque non era il mio intento, ma è quello laggiù. Ancora! Qualcun altro? Vabbè, intanto prendo la carne da dare al ciccio. Ma ne continuano ad arrivare e muoiono da soli. Ok, allora. Frecce narcotiche, stavo dicendo. Ne ho, posso fare solo 4. Ma credo proprio che bastino. Questo qui si sta domesticando? Sì, vabbè. Dove è finito il tizio? No, sta andando contro il mio amico. Ok. No, è morto. Ah, però ho preso il compi. Ok, voglio provare a prendere il coyote. Visto che non c'è alternativa. Allora, sperando che non schiatti in un colpo. Uno. Ok, ancora è vivo. Però sto già sanguinando, quindi devo... Ah, ma così proprio. Un colpo ci è voluto. Va bene. Questi qui dovrebbero essere proprio i dinosauri iniziali, diciamo, anche se questo qui è un mammifero. Dovrebbero essere quelli iniziali, quindi sono molto deboli. Ok, lo domestico e vediamo un po' se può tornarci utile. Sì, cosa sta succedendo? Togli la mappa! Ok. Ah, c'è un coyote. Rinualdo è morto! No! Coyote del cavolo! Quanti? Espulsione! Ok. Ho espulso compi. Compi, attaccalo. No, il compi è morto. Quanti maledetti coyote. Ti bastono, eh. Vieni qui. No, l'ho ammazzato. Vabbè, almeno mi sono vendicato sul povero Rinualdo. Ancora? Oh. Qualcun altro? Comunque mi sono perso, non ho idea di dove caspita sia casa mia. Sesto giorno di cammino. Ancora nessuna traccia della mia bellissima casa, ma ho trovato delle rovine, credo. Guarda qui. Da dove siete in questo posto? Tu stai qui, eh? Che schiatti. Mi sa che è indistruttibile, ok. Che spavento! Ma sei completamente impazzito! Che spavento! Ok. Qui si può rompere. Guarda che posto, perché non ci sono venuto prima? Sono delle ceste che però non si possono riempire o svuotare. Ah, che spavento! Via, via, via! Ok, ci penso io. Muori, 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 muori. Aspetta, la posso domesticare? No, è antiproiettile. Però è stupido. Muori, muori, muori. Muori, muori. Probabilmente perché è un lupo delle rovine, quindi non si può domesticare. E muori? Ma quanto è potente? Aspetta un secondo allora. Ecco. No, niente. Vabbè, statene lì, che ti devo dire? E ce n'è un altro però. Ciao. Tanto non ci passa. Sì, ci passa! Ci passa! Ti do fuoco, eh? No, è ignifugo pure. Allora ti tengo a distanza e nel frattempo vado a vedere cosa c'è qui. Ma non muore! Oh! Via, via. Ok. Dove è finito? Ah, che spavento! Non vedo nulla. Devo picchiarlo con la torcia perché sennò non si vede un cavolo. No, mi ha bloccato l'uscita, non mi posso muovere. Oh, adesso... No! E dai! No! Dai! Adesso come caspita ci torno qui? Non so dove sono morto. C'è un Dilophosaurus, ragazzi. Ok. Vieni qui. Sta scappando. Facci perché c'è un coyote. Un altro! Sta scappando pure lui. Ok. Voglio prendere il Dilophosaurus. Qui dove sono morto prima, eh? Dove è andato? L'ho colpito con una freccia. Eccolo qui. Sì! Mamma mia, beccato. Questo dovrebbe essere molto utile. Ok. Ecco, qui è dove ero morto. Prendo tutto.
Ok. C'è ancora questo maledetto qui. Ti ammazzo, eh. Dov'è? Aiutami. Ciccio baciccio, aiutami. Ah, che situazione. Che situazione strana. Sbam. Ma proprio immortale. Neanche se gli ficchi una freccia nel naso, che è una lancia, me la puoi ridare almeno. No, adesso sei arrabbiato. Oh, è morto? No. Ti prendo a picconate. Adasciate. Ah, ok, ho ripreso la lancia. Ok. E muori! Ma perché sono immortali questi lupi? Ora siamo in tre ad attaccarlo, ma non muore! Oh! Quanto era potente! Oh, comunque abbiamo... Scusate, c'è ancora la tosse, il raffreddore, eccetera. È da mesi che... Oddio, sono incastrato qui adesso. Ma ti levi! Ah, ah! Attaccatelo! Perché non l'attacca? Ok. E però non ne raccolgono la carne. Peccato, prima lo facevano... Solo che lo facevano, qui no. Ok, comunque. Non capisco perché i miei pacchi cefalosauri sono sparsi in giro così. Venite un pochino più vicini a casa. Ok. Perfetto, ragazzi. Quest'oggi abbiamo preso ben due dilofosauri che ci aiuteranno parecchio nelle nostre scorribande. Uno gli dico anche di seguirmi. Non si può, ah sì. Ok. Uno seguirà perennemente il nostro parasauro. Ok, vediamo un pochino un attimo se si può cuocere la roba. Vediamo un po' se c'è una fornace o cose del genere. Ok, ragazzi, da quello che ho capito ancora non posso fare nulla con il copper perché non posso neppure fare la fornace. Quindi dovrò farla fu fuori dal video, dovrò salire un bel po' di livello e basta. Quindi direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video di Pixark. Ciao a tutti. Ah, comunque, mi avete anche detto che vi piace molto Pixark, quindi lo porterò tutte le settimane, non una sì e una no. Quindi, ciao a tutti.